Salve a tutti, siamo alla lezione numero 47, parleremo del valzer. La struttura formale del valzer che affronteremo si rifà al modello straussiano in voga nella seconda metà del XIX secolo. È il valzer ballabile a più sezioni, spesso preceduto da un'introduzione. Questa struttura, simile per certi versi alla rapsodia e alla fantasia in più sezioni, permette all'improvvisatore di suonare vari temi in successione senza doverli prevedere fin dall'inizio. L'unico elemento unificatore sarà il ritmo in tre quarti, che sarà scandito ora lentamente, ora più velocemente, a seconda delle caratteristiche dei temi. Ogni tema sarà esposto e sviluppato a piacere, dovremo solamente stare attenti alle proporzioni affinché l'improvvisazione non risulti squilibrata. Per cominciare, l'impianto tonale potrà essere molto semplice. Introduzione lenta e libera. Primo tema in tonalità di base, secondo tema in tono relativo o altro tono, terzo tema ancora in tonalità di base. L'introduzione conterrà l'inciso o gli incisi che poi diventeranno il primo tema. In questa prima parte potremo così sperimentare le possibili armonizzazioni che poi metteremo in pratica. Terremo sempre presente che una figurazione complessa alla mano destra obbligherà la sinistra ad un accompagnamento limitato nell'estensione, spesso ad una sola ottava. Nell'esempio da completare vedremo come ad un tempo lento corrisponda un accompagnamento esteso, che poi ridurrà l'ampiezza man mano che aumenterà la velocità. Lezione.